Ne ha per il PD e per il PDL il sindaco di Osimo Simoncini, che risponde con verve alle accuse sulle partecipate del comune Astea e Parcò. Dalla poltrona di Buongiorno Marche, Simoncini definisce vergognosa la campagna del PDL contro la nomina del nuovo amministratore delegato di Astea, Giancarlo Mengoni, che a detta del partito non garantirebbe quella professionalità necessaria al mantenimento di elevati livelli di efficienza e produttività. Il PDL da sei mesi dice, insomma, grida no a questa presidenza, no, e fa una battaglia personalistica contro una persona. Lo fa anche in maniera, vorrei dire, vergognosa, con attacchi personali. Dal PDL al PD, dai rifiuti ai trasporti, da Astea a Parcò. Nessun lavoratore è a rischio, dice Simoncini, che rispedisce al mittente le accuse del partito della Andreoni. Il PD, dice il sindaco, gode se le cose vanno male ad Osimo. Non è a rischio nessun lavoro, perché né sull'Astea né su Parco l'amministrazione intende licenziare nessuno. Ecco, noi vediamo dal PD soltanto voti contrari in consiglio comunale, soltanto critiche feroci alle iniziative che facciamo, ma non vediamo mai una proposta concreta. Liste civiche contro tutti, e così la situazione probabilmente rimarrà. Dopo le regionali, l'alleanza con Spacca, il trionfo di Latini, consigliere regionale, non ci siamo spostati a sinistra, dice Simoncini. Nonostante subito dopo le elezioni mi abbiano chiesto ma aprirà il PD, cosa cambia, cosa non cambia, mi pare che non cambi nulla, perché tanto prima eravamo attaccati dal PD, tanto dopo le elezioni regionali siamo attaccati dal PD.